Dal bar Osteria La Quercia Mendrisio, via Franchini 5, sono qui col milionario svizzero. Molti mi chiedono, sì, sono tutti curiosi, che lavoro fa il milionario svizzero? Allora, però prima di iniziare il video, ricordare che il 3 febbraio c'è il mio compleanno, sabato, jet privato, lo so, no, si sposta col jet privato il milionario, non che jet, si sposta. Anche. Allora, che lavoro fa il milionario? Aspetta, allora, però ricordati che il 3 febbraio, prima di tutto, la domanda del secolo, stavolta lo mettiamo di più. Vai. La risposta è immediata. Milionario non deve lavorare. Milionario deve, vieni, vieni. Il milionario ha detto, milionario non deve lavorare. Ho capito, ma come fai a diventare milionario? Allora. Aspetta, però il milionario non è, non ha ereditato milionario da esatto. Famiglia. Perché la domanda è quella, questo è nato ricco o c'è diventato? È perché, ascolta, perché se fossi milionario di famiglia, va bene, ci sono, ci son diventato, io fino a circa 11 anni e mezzo avevo zero. A 13 e mezzo ho fatto il primo milione, esatto. E a 15 e mezzo ho fatto i miei primi 10 in dollari americani, al punto che ho dovuto avere una procura speciale da una banca d'affari per poter lavorare e, diciamo, agire in modo controllato, perché se no sarebbe stato impossibile secondo delle leggi, quindi questo è già un punto. Ma allora, la domanda è che lavoro faccio? Allora, a parte che io ti ho sentito alcune volte parlare per quanto riguarda tutto il discorso di leggi, non leggi, menate, tutte qui in Svizzera. Il milionario è un cranio, è uno che queste robe le sa. Perché tante volte mi dicono, no, vorrei parlare col milionario, voglio aprire un'impresa in Svizzera, sapere certo. Un po' di... oppure voglio aprire un'attività, voglio venire a lavorare, c'è un mare di menate. Venite qui al sabato, al bar Osteria La Quercia, a Mendrisio, e trovate il milionario quasi tutti i sabati. Ok, di solito lo dico sempre quando sei qui. Certo. A meno che sei via, che adesso sei appena tornato dall'estero. Certo. Per esempio il 3 sei qui, oggi sei qui, avevo detto che era qui, il sabato è qui, il 3 febbraio qui. Assolutamente. 3, 17 e anche il venerdì sera faremo il 23. Sì. Comunque iniziamo con il 3. Tra parentesi, il venerdì sera verrò da Londra addirittura, perché c'ho un cliente della Madonna. E c'è la festa della palestra a fine mese al 23 venerdì. E il cliente non è la cosa 23, più importante. 17. Sono le clienti e le ragazze. Ok, clienti. No. Allora, il lavoro del milionario. Allora, prima di tutto la produzione del denaro attraverso diverse attività. Vabbè, ma tu hai un parco clienti, giusto anche? In ogni caso, assolutamente. Quello che però realmente conta è che io produco denaro attraverso diversi flussi e metodi. Cioè attraverso l'IT, cioè attraverso le scienze informatiche, l'offerta di servizi su server e anche su programmazione. Poi la consulenza sul business, cioè la capacità di aiutare aziende per... diciamo produrre di fatto denaro, poi le consulenze a livello generale riguardo al marketing and sales, cioè alla generazione di mercato e di vendite, poi molto importante la produzione anche di flussi di denaro a partire da investimenti strategici. Non è una consulenza in investimenti, ma è la capacità di utilizzare correttamente il denaro e i mezzi a disposizione per produrre ancora più soldi. E poi altre attività che permettono di produrre consistentemente denaro, ovvero valore che poi può essere utilizzato per l'acquisto di beni o servizi. Hai consulenza anche finanziaria tu? Diciamo che in realtà ricopro il ruolo di investitore, in realtà, nel senso che io posso creare startup, ad esempio. La consulenza finanziaria è un tema che è da parte, in realtà, perché per fare la consulenza finanziaria ci vuole, per farlo al livello che intendo farlo, una licenza bancaria. Comunque tu sei molto di più, diciamo, su quel discorso che uno se deve aprire un'attività in Svizzera, per esempio, qualsiasi roba, sai tutto, sai. So molte cose, ma tra l'altro io ho anche quattro studi legali che mi appoggiano, nel senso che io lavoro contemporaneamente con quattro studi legali che permettono in diversi contesti di consultare, sia per la dimensione svizzera, sia per le dimensioni internazionali, e sono studi molto grandi, cioè bestioni che hanno sedi a Zurigo, come anche a New York,
come a San Francisco, come a Dubai, come in Qatar, come in Cina. Però diciamo il tuo centro ce l'hai a Zug, mi dicevi. È uno Zug. Dei tanti centri, ma c'è anche un centro nel canton Svitto. Ma tu come residenza svizzera dove? Dove sei residente? Allora, cioè, ho più residenze in realtà, nel senso che puoi avere più residenze? Diciamo che c'è un meccanismo che mi permette di, diciamo, fare un cambio, perché dovessi diventare padre e padre di due bambini e sposarmi, io mi posso anche spostare. C'è una differenza fiscale. Quindi io sono sempre abbastanza mobile sul tema. Però quello che conta realmente è essere in una zona dove hai veramente basse imposte, e Canton Zugo, come anche il Canton Svitto, garantiscono questa condizione. E poi è Svizzera centrale, posto della Madonna. Hai visto l'area Marché, per esempio, di Lucerna? Cosa c'è intorno? Io reputo, amico mio, Zug il top del top del top. Sicuramente tra i posti migliori. Per chi non lo conosce, per me Zug... Prendete un treno da Milano che va a Zurigo, la fermata prima. Allora, ok, Lucerna bellissima, Lucerna Lugano, però è bellissima davvero, guarda. Però Zug è il top. Quella zona che parte dal lago di Zug, che arrivi ad Arz. Poi arrivi fino a Zug, Bar, per me è il top assoluto. Quello è bello, sì. È il top assoluto. Che c'è tra l'altro un ristorante di burger fenomenale. Sì, tra l'altro. Lì è il top. Ma lì è il top. Dovunque mangi bene. No, vabbè, ma lì è il top, ragazzi. No, parte e fai anche i soldi. No, vabbè, ma lì poi è il top anche a livello di posti. Ma certo, ma... È il top perché c'è gente top. Ma anche top prendendo, venendo su da Valdestad, come si chiama? Da Wallenstadt, per esempio, Valenstad, sì. C'è anche quel posto lì, ad esempio. Venendo su da lì, tutta quella zona lì, la parte che arrivi... È il top. Lo è davvero. Cioè, bisogna soltanto provarlo una volta, poi vi direte. E quindi finendo... Sì. Sì, no, porto la roba e basta. Quindi? Quindi, diciamo, ho detto come cosa faccio di lavoro, ma soprattutto quello che veramente è importante è che sicuramente lavoro meglio che in altri contesti, perché la cosa molto importante della piccola regione del centro Svizzera, come anche della Svizzera, è che ci sono forti legami sia con il mondo, diciamo... Tu quante lingue parli bene? Bene, ne parlo almeno 7, ma sto studiando l'8ª, perché ovviamente io ho sempre più clienti... Ma tu parli anche lo svizzero tedesco? Il Redo Svizzero dice sowieso. Eh? Il Redo Svizzero dice Begrade. Ma tedesco o sia svizzero tedesco? Tutti e due, sia l'Hochdeutsch che lo Schweizerdeutsch. Grande. Assolutamente, ma a momenti anche se non sapete... No, io l'ho dovete, visto che parlavi. Ma dovete saper parlare bene inglese, perché aiuta molto, soprattutto con l'estero, ma alla fine poi, se siete bravi, imparate la lingua. E se poi siete tanto... Tu sei laureato? Ma non è neanche interessante, perché quello che conta è che poi uno impara al momento il mestiere. Io faccio dei mestieri che prima del 2000 non esistevano. Vabbè, comunque hai studiato, perché comunque un mare di cose che sai a livello fiscale. No, ho proprio studiate proprio da zero. Mi spiego? Sì, l'hai studiato. Io le ho studiate da solo, senza essere laureato in giurisprudenza o legge o diritto. No, le so per il semplice motivo che mi sono informato. Cioè, tu sei un self-made man super. Ma è normale, io dedico anche tempo a leggere, devo leggere a studiare. Io non sento parlare tedesco, svizzero-tedesco, francese, inglese. No, ma c'è un motivo per cui uno studia. Sai perché quasi madrelingua. Ma sai perché uno studia nella vita? Perché uno studia la letteratura, studia anche le poesie, studia tante cose. Ma io lo faccio per le krasive e le vucche. Grande. La verità è quella. Va perché bene. La cultura, mai dimenticarselo, ha due scopi. Uno, rendervi capaci e competenti. La seconda è convincere le krasivaje dei Butchke che siete la migliore scelta al migliore momento. Ricordiamo il 3? Certo. 3 febbraio, vi aspettiamo qui al Bar Osteria La Quercia, ragazzi, da mezzogiorno. E le krasivaje dei Butchke possono venire, le belle ragazze e quelle che si sentono anche belle, perché la bellezza è sempre... negli occhi di chi vede. Per la minuteria metallica vediamo cosa si può fare, ma